Sono Alessandro Zanovello e sono il capitano di San Magno al mio terzo anno di reggenza. Io sono un contradaiolo un po' atipico perché sono in realtà originario di Gallarate, anche se una delle mie nonne è nata a Legnano nella Flora, io sono nato e ho sempre vissuto a Gallarate. E mi sono avvicinato al paglio di Legnano come può capitare a tanti, grazie un po' alla mia passione e un po' agli amici. Io da piccolo sono sempre stato appassionato del Paglio di Siena, lo guardavo in televisione e a un certo punto, diciamo intorno alla prima superiore, un mio compagno di classe, il cui papà è priore qui a San Magno, mi ha detto: ma c'è il Paglio anche a Legnano, ti porto a vederlo. Era il 2002 e sono venuto per la prima volta allo stadio a vedere il Paglio, la sfilata e poi il Paglio. E mi sono subito innamorato ovviamente di questo mondo. Sono venuto per diversi anni poi a seguire il Paglio, la corsa, la sfilata e tutto, e fino a che a un certo punto, complice la vittoria del 2011, questo mio amico, che è anche mio attuale addetto corse, Massimo Martina, mi dice: ma abbiamo vinto, andiamo in contrada, cioè partecipiamo anche alla vita di contrada. E allora abbiamo iniziato a venire ai primi cenini, alle cene, pian piano, e dopo un po' sono riuscito a essere a diventare un pochino più partecipe alla vita di contrada, perché diciamo che la contrada è un posto che accoglie tutti, bisogna però cercare di essere un po' propensi a volersi far accogliere. Io poi da lì è stata una lunga cavalcata di anno in anno a farmi trasportare sempre di più di ruolo in ruolo, di impegno dopo l'altro, fino ad arrivare ad essere nominato capitano, che oggettivamente è qualcosa che mi ha sempre dato un grandissimo senso di orgoglio, perché pur avendo avuto il dispiacere di non aver potuto vivere la contrada da bambino, da piccolo, poi dopo essere riuscito ad entrare in contrada e diventare un contradaiolo, prima un contradaiolo importante, poi un reggente di contrada, pur arrivando da fuori, per me è un grande orgoglio e una testimonianza che tutti quanti possono avvicinarsi a questo mondo, e questo mondo è per tutti.